Sono Frank e oggi parleremo di governance, in particolare di governance proposal. Il topic infatti è qual è la differenza tra on-chain e off-chain proposals e perché è importante secondo me cogliere la differenza. Partiamo dalle basi. Che cos'è una governance? Molto semplicemente è il poter contribuire tramite il proprio voto al processo decisionale di un'organizzazione, che può essere una DAO, una community, un protocollo NFT, un progetto DeFi, eccetera. Chiaro quindi che in teoria se c'è una governance, coloro che contribuiscono tramite i propri voti dovrebbero avere un potere decisionale, più o meno alto a seconda del progetto. Partiamo dalle proposal. Questo non è un buon esempio di proposal, mandare dei cake token. Questa è una proposal su Snapshot, ma è solo for fun. Partiamo dalle off-chain proposal. Allora, l'off-chain proposal si compone di tre fasi. La fase di creazione, in cui l'admin o i token holder creano una proposal, c'è la fase di votazione, dove i token holder votano sì o no su quella determinata proposal, e c'è poi la fase di esecuzione, che è una fase leggermente scollegata dalle prime due, in quanto nel caso di off-chain proposal l'admin, quindi l'admin che può essere appunto l'owner del progetto, i founder, eccetera, il team che sta dietro al progetto, decidono cosa fare, quindi prendendo il risultato della proposal decidono di apportare quella modifica che è stata votata dai token holders, oppure di apportare una modifica diversa, quindi fare una cosa diversa, oppure non fare nulla. Quindi in questo caso, nella fase di esecuzione, l'admin non è tenuto nell'off-chain proposal by design a eseguire la proposal votata dai token holders. Un off-chain proposal è solitamente una poll, quindi un sondaggio. Gli utilizzi principali sono appunto survey, temperature check, quindi una cosa del tipo che ne pensate se facessimo questa cosa qui, oppure un consensus check. Consensus check invece è una proposal più strutturata, quindi magari anche con un piano di azione ben definito, su cui si chiede un parere ai token holders, alla community. Come detto prima, il voto e il risultato finale della proposal non garantiscono in nessun modo che quel cambiamento sia apportato. Questo perché non c'è, diciamo, un collegamento diretto tra la proposal e poi lo smart contract che segue quella proposal. Le piattaforme principali per off-chain proposal ad oggi sono Snapshot in assoluto, Discord, perché anche delle community gestite su Discord fanno dell'off-chain proposal. Prophouse, che è una piattaforma sviluppata da Nouns DAO. Vediamo alcuni esempi di off-chain proposal. Quella sulla sinistra è un consensus check di Uniswap, quindi dove viene previsto un piano di azione per fixare in questo caso il messaging, quindi il trasferimento di messaggi cross-chain utilizzando l'Arbitrum Bridge. Quello di destra invece è un temperature check, quindi è più si chiede un parere. Quindi in questo caso, cosa ne pensate se deployassimo Uniswap V3 sulla testnet di Scroll? Scusate, eccoci qua. Passiamo adesso alle on-chain proposal. Le prime due fasi dell'on-chain proposal sono molto simili a quelle che abbiamo visto per l'off-chain proposal, quindi c'è una parte in cui l'admin e i token holder creano la proposal, i token holders votano sì o no, e poi abbiamo in questo caso la fase di esecuzione della proposal, che è strettamente collegata alle prime due, in quanto l'admin in questo caso potrà solo ed esclusivamente seguire quello che è stato votato, quindi il risultato della proposal. Un'on-chain proposal infatti non è una poll, ma è una code execution request, quindi una richiesta di esecuzione codice. L'utilizzo principale dell'on-chain proposal sono, ad esempio, l'aggiunta di nuove features al protocollo, l'upgrade, quindi l'aggiornamento dell'architettura del protocollo, bug fixing, eccetera.
In questo caso il voto e il risultato finale garantiscono che quel cambiamento sia portato. Infatti c'è infatti la proposal è gestita a livello di smart contract. Le piattaforme principali su cui eseguire, su cui creare ed eseguire un chain proposal ad oggi sono Aragon su tutte, come diciamo come protocollo di governance, ma poi anche Compound. E il governor di Open Zeppelin, che sono, diciamo, due smart contract utilizzati tantissimo per eseguire un chain proposal, Tally è invece una piattaforma che mette a disposizione un'interfaccia grafica per la creazione, il voto e l'esecuzione di un chain proposal utilizzando proprio Compound e il governor di Open Zeppelin. Vediamo ad esempio due on-chain proposal. Quella sulla sinistra è un trasferimento di 421.000 Gitcoin per una somma di 750.000 dollari. In questo caso era una proposal per un round di funding di Gitcoin, quindi nel momento in cui la proposal è votata ed eseguita, questi Gitcoin verranno automaticamente trasferiti al wallet receiver. In questo caso è questo 0xC23D. Quella sulla destra invece è una proposta di architecture upgrade. Quindi in questo caso è una proposta di compound che chiede ai token holders di votare per modificare la supply cap di WETT nel contratto CUSDCV3 e deployare la nuova versione appunto del CUSDV3. Anche in questo caso, votando favorevolmente a questa proposta, poi si avrà l'esecuzione automatica di questi due punti appena descritti. Vediamo quindi brevemente un confronto tra un chain of chain proposal. Beh, sicuramente il costo è un elemento importante. Creare un off-chain proposal, votare tramite off-chain proposal, non costa gas sostanzialmente. Creare, votare ed eseguire poi on-chain proposal ha un costo perché l'esecuzione è completamente gestita on-chain. La complessità, questo è un tema interessante secondo me, la complessità dell'off-chain proposal è molto bassa rispetto a quelle dell'on-chain proposal. Complessità perché? Complessità anche legato al concetto di team effort. Vediamolo insieme. Il team effort è prima basso e poi alto nell'off-chain proposal e invece nell'on-chain proposal è prima alto e più basso. Perché? In caso di off-chain proposal è il team che propone un qualcosa da eseguire. Questa esecuzione verrà a valle della proposal. Nel caso dell'on-chain proposal il team de deve a priori fare il submit del codice che verrà poi votato ed eventualmente poi eseguito. Quindi in questo caso la proposal deve essere, il codice anche della proposal deve essere prevista a monte. Quindi anche il team effort è estremamente diverso in quanto c'è già uno sviluppo prima di poter fare il submit della proposal in caso di on-chain. Vediamo secondo me come teoricamente dovrebbero essere usate queste due tipologie di proposal, on-chain e off-chain? Secondo me dovrebbero essere utilizzate insieme. In particolare, prima fare un off-chain proposal, quindi ad esempio un temperature check, e poi l'on-chain. In questo caso vediamo questo utilizzo che fa zk-sync, ad esempio. Zk-sync. Questa è una on-chain proposal, quindi con un codice che può essere eseguito nel momento in cui la proposal passa, e vediamo che nella descrizione viene citato un consensus check e un temperature check che sono stati fatti precedentemente a questa proposal qui. Quindi tramite l'off-chain proposal si è cercato di capire cosa ne pensasse la community e i token holder sostanzialmente. A fronte di un risultato positivo si è poi creata l'on-chain proposal che apporterà effettivamente la change, la code request, e quindi il cambio al protocollo, bug fixing, update, and so on. Vi lascio come ultimo punto con alcuni elementi invece
sono molto importanti anche elementi molto, diciamo, critici, sensibili quando pensiamo a un on-chain governance, quindi on-chain proposal. Elementi di analisi che potrebbero essere spunto per un nuovo Urbe Talks sono numerosi, come ad esempio quali e quanti sono i token di governance a cui votare, quali sono i pesi, tutti uguali o tutti diversi, chi può proporre, quindi soltanto appunto i founder, quindi diciamo, una figura di admin oppure i token holders, chi può votare, tutti i token holders, solo i token holders che hanno un certo numero di token o altri tipi di requisiti, chi può eseguire questo punto critico in assoluto, può eseguire solo l'admin o possono eseguire anche i token holders dopo aver ottenuto, diciamo, il risultato della proposal. Capite bene che qui se può eseguire soltanto l'admin si crea un collo di bottiglia e anche un trust molto importante che si deve porre nelle mani dell'admin, perché anche se c'è un risultato positivo della proposal, se poi l'admin non esegue mai la proposal, chiaramente è un problema. Governance rules, quindi qual è il max cap, qual è il quorum, qual è la duration, quindi quanto dura la fase di voto, qual è l'execution period, cioè entro quale tempo può e deve essere eseguita la proposal, altrimenti non è più eseguibile. E chi può modificare tutte le regole di governance appena descritte. Vi lascio poi con una domanda che spero sia fonte di riflessione. La domanda è: ad oggi il mercato cripto prezza in qualche modo il fattore governance? Cioè, prendendo due protocolli, quindi a parità di protocollo, un protocollo che ha un on-chain governance, un protocollo che ha un off-chain governance, il mercato cripto è in grado ad oggi di prezzare questo elemento? Secondo me la risposta ad oggi è no, perché c'è molta non conoscenza su questo argomento. E in generale il tema governance è un tema estremamente complesso, senza un framework, senza degli standard, quindi anche valutare è estremamente difficile, soprattutto per, diciamo, l'utente medio Web3. Vi ringrazio a tutti e buon Natale. Ci vediamo al prossimo Urbe Talks. Sempre un piacere essere qui con voi.